Una donna su Tinder non mette i mi piace agli uomini, tranne se è una cessa. Lo so, mi rendo conto che questo video può venir considerato dai più come un video discriminatorio che va a discriminare il gentilsesso e lo va a etichettare come qualcosa di non buono, ma effettivamente non è così che stanno le cose. Infatti io vado a descrivere quella che è la mia realtà, quella che è la mia opinione, attraverso i video che realizzo, che possono piacere o non piacere, e in tal caso mi rendo conto se non piacciono, ma rappresentano per fortuna la mia opinione. E finché, e da che, scusatemi, esiste la libertà di espressione in Italia, io sono libero e mi sento in diritto di farlo di esprimere il mio parere, la mia opinione. E sono convinto che una donna che si trova iscritta a Tinder, questa famosa applicazione per iOS e per Android, non metterà mai i mi piace o mai i cuori per far sì che ci sia il match tra lei è un eventuale uomo, ragazzo, tranne quindi nel caso, o meglio nei casi in cui si tratta di una ragazza cessa, di una ragazza brutta a livello estetico. Ciò significa che dal punto di vista estetico la sua bellezza non è elevata, è come si suol dire un cesso a pedali e per il fatto che si tratta di un cesso a pedali, ecco che la fanciulla in questione o la donna avrà difficoltà abbastanza elevate, abbastanza palesi, abbastanza importanti nel riuscire a trovare un uomo. Quindi si iscrive la cessa, la brutta, quella brutta, quella dal punto di vista estetico non bella, non gradevole, su Tinder. Perché effettivamente si rende conto di non essere brutta, di non essere appagante, magari è, come si suol dire, un cesso a pedali, è una fanciulla obesa, super obesa, ed ecco che sentendosi, tra virgolette, inferiore rispetto ad un uomo, ad un ragazzo, ecco che si iscrive a Tinder, fa i match, quindi mette il cuore ad un altro ipotetico ragazzo uomo, ed ecco che andrà a fare poi l'incontro con quel ragazzo, con quell'uomo. Insomma, è una realtà questa che descrive, ripeto, esattamente la mia opinione. Il web è popolato da porci, uomini, e sono la maggior parte, da donne che stanno nel web non per cercare il sesso, se lo cercano solo ed esclusivamente a pagamento, non lo ammetteranno mai e poi mai che cercano sesso, e da donne che stanno nei social per perdere tempo, oppure perché non sanno come passare il tempo per l'appunto, e quindi utilizzano il mezzo in questione per, diciamo così, fare degli incontri, no, di incontri, ma per cazzeggiare, per cazzarare. Chi realmente cerca il sesso sicuramente non si metterà nella condizione di scriverlo ai 420. Se lo scrive 420 o è una gran presa per il culo, una grande presa in giro, come dir si voglia, oppure si tratta di un rapporto mercenario. Che significa rapporto mercenario? Rapporto dove è previsto il pagamento di soldi, di pecunia, come anticamente dicevano i latini. Quindi io donna, io ragazza, se urlo ai 420 che cerco il sesso, è o perché in realtà non sono una donna e sono un uomo, e nella maggior parte dei casi, poi si scopre dopo che si tratta di un uomo, o perché ambisco alla pecunia, ai soldi, perché voglio un incontro mercenario. Ma una donna, e ripeto, una donna, non si metterà mai e poi mai nella condizione di ricercare un uomo per sesso, e non lo ammetterà mai che cerca il sesso. Ma si metterà nella condizione di dire: io cerco il sesso, bene, lo cerco a pagamento,
Io cerco il sesso, bene, lo cerco tantissimo, ma in realtà non è vero perché si tratta di un uomo, quindi dietro non c'è quella ragazza, quella donna che si suppone che sia, ma si tratta in realtà di un maschio, di un uomo, di un fanciullo che si sta bellamente facendo gli affari altrui, o meglio, sta coglionando le altre persone sfruttando proprio o le foto o l'account di una altra persona. Ecco, io ve lo dico tranquillamente e serenamente, così stanno le cose. Così stanno le cose dal mio punto di vista. Così stanno le cose dalla mia opinione, secondo la mia opinione. Ognuno poi le vede come caspita vuole lui o lei. Io penso questo. E penso anche che su Tinder una donna non si spingerà mai e poi mai a mettere un mi piace, un cuore, quindi a fare il cosiddetto match con un uomo. Sarà sempre l'uomo che metterà i mi piace, i cosiddetti like, i cosiddetti cuori ad una donna o ad una ragazza con lo scopo, con l'obiettivo di fare sesso, di fare l'amore, che dir si voglia. E non perché una mattina mi sono svegliato perché magari voglio fare questa cosa qui così, giusto per, metto il mi piace così, giusto così perché non so che fare. No, perché l'uomo del web ambisce nella maggior parte dei casi a inzuppare il biscotto nella marmellata o nel latte, per dirlo in una maniera fiabesca, dolce, edulcorata, perché cerca effettivamente il sesso, il rapporto intimo. Ecco, non c'è nient'altro da dire. Questa è la mia opinione, l'opinione di una persona pensante, di un essere pensante. Io, Leandro, la esprimo, l'ho espressa, non ho avuto paura a farlo. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione. Iscrivetevi se vi va, mi raccomando, commentate, datemi la vostra opinione, ci tengo ad averla perché effettivamente per me l'opinione di un essere umano è sacrosanta. Però l'importante è che lo facciate utilizzando la massima educazione, il massimo rispetto. Questo è il mio parere. Grazie, al prossimo video.